Tutti benvenuti in questa struttura industriale, benvenuti al DAR. Saluto signori e signori, saluto il sindaco che è qui presente a presentare la candidatura di Vicenza 2024, la cultura è una bella invenzione. Allora, a me non piace tanto parlare di quello che ho fatto e di me, però questa sera lo devo fare. Dobbiamo pensare di essere nel 2024 e come azienda che si apre al territorio, alle persone, ai turisti anche, alle scolaresche, vi faccio fare un giro al DAR. Il DAR è un acronimo che significa Archivio Dainese. Non è un museo, è un archivio di idee, di esperienze. Il DAR parte dalla moto, dal lavoro fatto sulla moto, quindi sulle tute, il lavoro delle pelle, i piloti, poi per passare allo sci e poi una invenzione, chiamiamola discontinua, perché è stata l'intelligenza sui vestiti, quindi l'airbag è quello che abbiamo fatto sull'airbag. Ecco qua, questo fa parte una delle sezioni dell'archivio e rappresenta il design dell'area. Queste forme non esistevano prima, sono derivate dalla protezione attorno al corpo fatta con l'aria, capite? Sono dei sistemi poi sofisticati che capiscono prima dell'urto se la persona sta per cadere ed è in pericolo e quindi questo può salvargli la vita, come è successo, è stato dichiarato, e questo è stato un grande orgoglio. Il DAR, quindi tutte queste esperienze, è un patrimonio genetico dell'azienda ed è diventato un patrimonio comune perché è aperto a tutti. Tra Covid sono venute 6.000 persone di scolaresche 6.000 ragazzi, quindi come dire, è già un'apertura al pubblico quello che si vuole fare con il progetto Impresa e cultura della città. Nel progetto poi l'impresa è posta come produttore di cultura, nel senso che è nel senso dei processi creativi che portano ad innovazioni che possono essere utili per la società, per il bene comune. Il sogno, ecco, perché faccio questo? Perché facciamo questo noi imprenditori? Io ho un sogno che Vicenza diventi una città attrattiva, aperta e sempre più viva. E questo è quello che mi interessa di più, e questa apertura verso i giovani, verso le persone, verso la città, verso i giovani. Ecco, scusa, questa parla ancora del DAR, quindi delle invenzioni, dei lavori che stiamo facendo, quindi dalle moto al vestito intelligente fino ad arrivare allo spazio e ad altre possibilità, altre invenzioni. Ecco, poi questo qui invece è la parte creativa, è una parte di come noi lavoriamo. Quindi nei nostri progetti mettiamo in primo luogo il controllo dell'aria che protegge, gli algoritmi, cioè il vestito intelligente, l'ergonomia, la bellezza e l'intelligenza delle mani. Mettere insieme un paio o due di questi non è così complicato, mettere tutti questi insieme è una cosa più difficile. Ecco, io questo sogno di Vicenza più attrattiva per un'offerta culturale importante, ma anche per i giovani che possono trovare nelle aziende le loro aspettative di crescita. Questi qui sono giovani che sono col laboratorio con me in VR Lab, che stiamo lavorando, vedete questo, sono tutti sotto i 30 anni, la media è sotto i 30 anni, escluso me naturalmente. Questo è Alberto, che vedrete poi, che presenterà un progetto. Poi c'è una ragazza
Irina, un'altra, una russa, un bambino, un ragazzo, l'ultimo Nicola, ha 19 anni, 20 anni forse, quindi la media è molto bassa, quindi un'apertura assolutamente verso i giovani. 15, impresa e cultura. L'impresa quindi non sarà più portata a fare solo prodotti, ma diventerà produttore di idee. Un produttore di idee che porta un benessere a tutta la comunità, può portare un benessere a tutta la comunità. Qui vedete un ultimo progetto, che vi spiegherà poi Alberto meglio, è dell'Antartide. Antartide è una... quei puntini intanto sono tutte le stazioni di ricercatori del mondo mondiale, e so che questi sono 4.500 persone che vivono in Antartide. Abbiamo quindi un progetto quasi folle, che è quello di portare persone a meno 80 gradi sotto zero. Quello che vedrete è una tuta studiata per temperatura estrema, quindi dai 350 km all'ora di Valentino a proteggere i motociclisti, a trovare una protezione su un ambiente estremo che è come questo, per questo è andato. Quindi presento Alberto mi presenta come nasce questa tuta. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, sono Alberto Piovesan, designer di AirLab, ed ho avuto l'onore, ho avuto modo di seguire da vicino quello che è il progetto di cui parlava il signor Dainese. Si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di portare protezione e sicurezza ai ricercatori e agli studiosi che operano negli ambienti estremi, in particolare ai poli. Come abbiamo voluto provvedere a questa protezione? Innanzitutto abbiamo voluto confrontarci con quelli che sono gli utenti, per cui abbiamo capito le loro necessità, i loro bisogni, e da qui siamo andati a sviluppare quello che è un primo concept. Avete modo quindi di vedere un primo sketch che fa riferimento a quello che è il sottotutto, ovvero il primo strato che loro andranno a vestire, e si tratta di una seconda pelle che ha l'obiettivo di autoregolarsi, pertanto fa fronte a tre caratteristiche fondamentali: il rilevamento dei dati biometrici, una componente di riscaldamento attiva in caso di necessità e fondamentale anche una parte di ventilazione indotta attraverso le canalizzazioni nere che vedete lungo proprio i disegni e la tuta. Da qui siamo arrivati ad ottenere, attraverso un processo di progettazione e di sviluppo, quello che è un primo concept che vedete qui. Si tratta di un sottotuta in seamless e con le componenti totalmente integrate, con l'integrazione non banale di cui parlava proprio il signor Dainese. Con lo stesso approccio siamo andati a provvedere anche a quello che è il secondo layer di questa tuta, di questo prodotto. In questo caso ha l'obiettivo di provvedere a di mantenere quello che è il calore del corpo, generato dal corpo e dal sottotutta, e tenere lontano quello che è il freddo e il vento dell'ambiente estremo. Siamo andati poi ad affinare quella che è la parte che chiamiamo di accessori, ma che è estremamente fondamentale per provvedere a quel concetto di protezione dalla testa ai piedi, a cui Dainese di AirLab da sempre porta avanti. Il risultato è quindi una tuta che funziona come una seconda casa, per cui nel momento in cui il ricercatore si trova ad uscire dalla base è protetto da questa sua seconda casa, perché anche qui è un prodotto totalmente integrato e non è il punto di arrivo, anzi, questo costituisce il punto di partenza da cui poi hanno avuto serie diversi studi in diversi ambiti. Il primo studio che siamo andati ad affinare è proprio quello dell'analisi delle funzioni biologiche e fisiologiche del corpo in un ambiente tanto estremo. Per cui siamo andati a capire quelle che sono le aree le più soggette a rischio e siamo andati ad individuare quelle che sono le zone più adatte al posizionamento dei sensori ed anche al riscaldamento di quello che è il corpo e quindi per la protezione di quelle che sono le parti appunto più a rischio.
A seguire è stato fondamentale anche mettere in pratica quello che è l'architettura intelligente, per cui siamo andati a delineare questa fitta rete di sensori che vanno ad avvolgere il corpo con l'obiettivo proprio di rilevare e inviare i dati a quello che è il sistema centrale, ovvero l'algoritmo che citava proprio il signor Benese. Si tratta del cervello del sistema che è in grado di capire il contesto, per cui capire cosa sta succedendo al ricercatore e talvolta in caso di necessità, per cui per via di un'anomalia, di un abbassamento della temperatura per esempio, è in grado di agire da sé. Dopodiché siamo andati anche ad affinare quello che è uno studio approfondito sui materiali, per cui in questo caso per la cover esterna sono andati a delineare diversi materiali, ognuno con una specifica funzione. L'obiettivo quindi degli strati più vicini al corpo è di mantenere quello che è il calore, ma anche assorbire una parte dell'umidità generata proprio dal corpo. Gli strati esterni invece hanno la funzione di far fronte a quelli che sono gli sbalzi termici ed anche a provvedere protezione al vento. Questo processo poi ha dovuto far fronte ad una stringente serie di test, per cui con l'impiego del ghiaccio secco, per esempio, siamo andati a testare ogni singolo materiale, ogni singolo accessorio, ogni singolo manufatto ad una temperatura di meno 70 gradi per verificare appunto l'affidabilità nel momento in cui poi si trova in un contesto tanto difficile. Siamo andati a verificare quella che è la sicurezza della tuta, il comportamento della tuta in essere, in funzione, e poi abbiamo messo anche a disposizione della scienza le nostre mani sensorizzate per capire qual è il comportamento dei nostri prodotti, in questo caso del guanto, proprio all'interno del ghiaccio secco, quindi a meno 70-80 gradi. Non contenti, abbiamo voluto anche sfidarci ulteriormente, per cui ci siamo dati l'obiettivo di simulare quanto più possibile quello che è la condizione che i ricercatori vanno a vivere in Antartide. Pertanto abbiamo messo a punto quello che è il piano che tendenzialmente loro vivono ogni giorno, le attività che loro svolgono, con l'obiettivo di immedesimarci quanto più possibile in quella che è proprio la loro quotidianità, estrema ma quotidiana. E in questo caso devo dire che molto felicemente mi sono reso disponibile a fare la cavia e pertanto eccomi qui in Antartide, per cui siamo andati a svolgere diverse test, diverse prove ad una temperatura di meno 40 gradi effettiva, ma con un vento tale per cui la temperatura percepita era di meno 70 e ad un'altitudine di 3200 metri. Devo dire che è stata un'esperienza speciale, ma soprattutto molto interessante per riuscire ad immedesimarci in quello che è la situazione che il nostro utente vive ogni giorno. È stata interessante la sensazione di vulnerabilità nel momento in cui ci si trova in un contesto tanto, tanto difficile, ma anche la sensazione di protezione e di sicurezza che si prova all'interno di una tuta come questa. Per cui questo è diciamo il punto di partenza e speriamo che presto possa trovare impiego in più ambiti. E a tal proposito l'obiettivo di questa ricerca in ambito estremo è poi riuscire a declinare quelli che sono i frutti della ricerca, quindi le tecnologie, in modo che abbiano una ricaduta nel mondo di tutti i giorni, per cui portare avanti quella che è la mission di Gerlav, cioè provvedere a protezione e sicurezza in ambito quotidiano. Per cui spero di aver dato una visione di quella che è la nostra realtà, di quello che portiamo avanti ogni giorno con passione e che stiamo portando avanti anche proprio in queste ore, per cui ringrazio. Non so se lo sapete, ma Vicenza si è candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024, quindi fate sentire un po' di energia rispetto a questa che è anche una festa di un gruppo di lavoro molto largo che ha lavorato per questa candidatura, che si sente forte per questa candidatura. Questa non è una pubblicità progresso per la Danese e per la DF Lab, ma è esattamente l'idea plastica di quello che vorremmo candidare per Vicenza nel futuro, cioè la capitale dei processi creativi, la capitale in cui cultura è ricerca e sperimentazione,
in cui un giovane può venire a Vicenza a sperimentarsi con il futuro. E per questo abbiamo voluto dare un titolo a questa candidatura: la cultura è una bella invenzione. Vicenza è la capitale dell'invenzione sociale, culturale, economica, in cui il tasso anche di partecipazione a questa invenzione deve migliorare, deve aumentare. So che c'è il direttore del Vicenza Calcio, il capitano di tutta questa baronda qua è il sindaco Francesco Rucco, che quindi chiamo per presentarsi. Buonasera a tutti, grazie per aver accolto l'invito. La prima domanda è un colpo basso: quanto credi a questa candidatura? Beh, ci credo tanto, anche perché ci abbiamo messo tutti la faccia e abbiamo fatto un gioco di squadra. Prima parlavamo di Vicenza Calcio, naturalmente, quindi il concetto di squadra è un concetto che mi sono sempre portato dietro fino all'inizio di questa avventura del sindaco. E devo dire che tutto il Consiglio Comunale, io saluto anche i rappresentanti del Consiglio Comunale, della Giunta, sono anche dei sindaci in sala che sono venuti a sostenere l'iniziativa, tutti i consiglieri comunali hanno sostenuto, chiesto a gran voce con un atto unanime di sostenere questa candidatura. Quindi il sindaco si è fatto carico di questa avventura e la stiamo giocando la partita in prima persona, quindi sono contento e ci credo molto. Francesco, cosa succederà se arriviamo in finale? Cosa succederà se non arriviamo in finale? Perché potrebbe anche arrivare una brutta notizia. No, adesso per carità, non tiriamocela, però devo essere ottimista. No, io sono molto ottimista perché il dossier lo conosco, ci abbiamo lavorato, devo dire che ci ha fatto passare un'estate complicata, poca vacanza, molto lavoro, non solo sulla cultura per la verità, perché avevamo delle partite amministrative importanti da portare avanti, però è stato un lavoro di squadra che ci ha consentito di non sentire la fatica. Quando sei in transagonistica, come sempre, non senti la fatica, ma la sentiremo dopo quando calerà un po' di tensione. No, allora, questo è un progetto che prescinde da Capitale Italiana della Cultura. È un progetto culturale che Vicenza credo non abbia mai avuto condiviso da tutti, perché tutto il sistema Vicenza, le imprese, il terzo settore, il mondo della cultura, il mondo datoriale, le categorie economiche, tutti hanno partecipato, tutti hanno dato il contributo e vedrete poi quando si arriva nel dettaglio come poi è stato trasformato in atto concreto. Quindi questo piano prescinde da Capitale Italiana della Cultura, cioè comunque il sindaco che verrà nel 2024 dovrà attuare questo progetto. E per arrivarci poi c'è un percorso che passa naturalmente dal 2022 e dal 2023, e devo dire che è un'eredità che lascerò anche da amministratore, perché credo che un sindaco che lavori per il sindaco successivo ci sia visto poco. Di solito il politico, come diceva qualcuno, guarda l'immediato, gli statisti guardano il futuro delle generazioni. Ora abbiamo consegnato il dossier il 19 ottobre, si insiederà una commissione, una giuria, non sappiamo ancora i nomi. Questa commissione deciderà le 10 finaliste per gennaio e poi a marzo si sceglierà la capitale. Ecco, perché una commissione nazionale che magari non è mai stata a Vicenza deve scegliere Vicenza come capitale? Beh, intanto perché è bellissima la città, ha un patrimonio architettonico spettacolare. Il Molino Dainese, che è incisa per fare un esempio, ci parla tutti i giorni a tutti del Palladio, ma questa non è una candidatura che nasce e si basa solo su Andrea Palladio. Palladio, se vogliamo, ha dato l'assist, concetto di invenzione, concetto di fabbrica, inteso come intendeva nel 1500, nel Rinascimento, e quindi sono concetti che risalgono addirittura 500 anni fa. Ed è in un'epoca di nuovo rinascimento, questo è l'auspicio che abbiamo tutti nei prossimi mesi, e parlare di Vicenza si parla non solo di architettura, ma si parla di cultura, dove i produttori culturali, parte pubblica, parte privata, investono già da anni 7-8 milioni all'anno per fare cultura, dove le nostre imprese sono delle eccellenze. Quello che avete visto poco fa è chiaramente l'azienda di Lino Dainese, ma poi in realtà c'è un mondo da scoprire in tutta la provincia, ed è per questo che chi sceglierà poi giù a Roma deve considerare che questa non è la candidatura di una città, ma di un'intera provincia, dove quasi 90 comuni, ma se ne stanno aggiungendo ancora altri in realtà, hanno partecipato a questo progetto, diciamo, culturale,
condividendolo con tutto il territorio, e abbiamo imprese e aziende che credo non abbiano uguali in tutto il mondo. Grazie Francesco, un applauso al sindaco, perché adesso vorremmo presentarvi un po' il dossier di candidatura, anzi vi dico come siamo organizzati, ci saranno tre momenti e poi ce n'è il quarto che è l'aperitivo, che forse è quello più importante, però i tre momenti sono la restituzione del dossier. Saremo prudenti proprio perché siamo all'interno di una gara pubblica, quindi non vorremmo imbarazzare la commissione. E poi ci saranno due talk, uno con alcuni amici che ci aiuteranno in una parte del programma culturale del 2024 e un altro con alcune imprese con cui racconteremo questo protagonismo nel mondo dell'impresa nel 2024. A me il compito da coordinatore di questo dossier della Capitale Italiana della Cultura di darvi alcuni elementi del dossier. Se qualcuno di voi dovesse chiedermi, ma alla fine delle 60 pagine di questo dossier di candidatura, quali sono i messaggi più importanti che vengono fuori? Ne abbiamo selezionati 3. Il primo è fondamentale, che se ne dica, questa città e questo territorio ha deciso che lo sviluppo nei prossimi decenni sarà attrazione culturale. Poteva farne a meno. Ci sono territori che non hanno scelto l'attrazione culturale, però ci sono anche territori che senza la cultura e anche imprese che senza la cultura negli ultimi decenni sono sparite. Quindi la convinzione che la cultura e la ricerca dei processi creativi è alla base dello sviluppo di comunità, dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale è convinzione di tutto il territorio. Secondo messaggio, chiaramente la cultura, no, dell'offerta culturale che noi conosciamo. Abbiamo grandi istituzioni a Vicenza che già fanno cultura. Noi con questa candidatura mettiamo a fuoco quella cultura che ci aiuta a generare invenzione. Per Palladio l'invenzione era una costruzione. Noi oggi decliniamo in costruzione sociale. Quindi la cultura è un'invenzione di tutta la comunità. Ecco perché questa candidatura dice al Paese e all'Italia, se scegli Vicenza è perché noi ci candidiamo a essere nei prossimi anni, quindi è un percorso, non lo siamo già, ma la metafora della fabbrica italiana che produce invenzioni, che produce futuro. Questa è la leva culturale che noi vorremmo utilizzare per trasformare la città e il territorio, e riteniamo che ci siano le chiavi. Vi facciamo vedere l'immagine esemplificativa che abbiamo consegnato al Ministero e che speriamo possa essere circolata, perché significherà che non solo siamo diventati finalisti ma anche vincitori della Capitale della Cultura. La cultura è una bella invenzione, ce l'ha già detto il sindaco, Palladio per noi è stato un cursore, non è l'oggetto della candidatura ma ci ha ispirato nella costruzione di questo dossier. E il termine invenzione, in una nottata in cui col gruppo di lavoro abbiamo spaginato i quattro libri dell'architettura, abbiamo ricevuto questo input. Qualsiasi cosa facesse Palladio era un'invenzione, una costruzione, una fabbrica. Ed è l'obiettivo di questa città e di questo territorio. È stato fatto un grande lavoro. 89 comuni su 114 non solo aderiscono, hanno partecipato alla costruzione di questo dossier di candidatura. Abbiamo 90 produttori culturali che sono stati coinvolti in questi mesi nella costruzione di questo progetto, nella nostra accezione, in cui un produttore culturale è un'impresa, è un soggetto della cultura, è un'organizzazione sociale, è terzo settore, è associazionismo sportivo, è diocesi. In questi mesi abbiamo imparato una cosa bellissima, e cioè che tutti si stanno riscoprendo come grandi contributori culturali, grandi generatori di cultura. Il Comune non ha fatto altro che metterli un po' assieme per un progetto di futuro. I media in questi giorni l'unica domanda che ci hanno fatto è: ma alla fine nel 2024 cosa farete? Che cosa accadrà? Qual è la Torre Eiffel che lascerete su questo territorio? Noi abbiamo ideato 15 nuove invenzioni per il 2024. Perché invenzioni? Perché sono l'esito di un lavoro di rete fatto di artefici, produttori culturali, imprese, istituzioni. Quindi sono 15
grandi realizzazioni, non le torri Eiffel, ma delle realizzazioni culturali, che noi vorremmo mettere in campo in aggiunta alla grande offerta culturale che il sindaco diceva valere 8 milioni di euro l'anno. Ve le indico con delle parole chiave. La prima, le fabbriche all'opera. A Vicenza e nel territorio ci sono tante culture, tante fabbriche all'opera. La fabbrica dei produttori culturali, la fabbrica dei legami, la fabbrica degli inventori, la fabbrica di futuro, Palazzo Pieri, che simbolicamente diventerà un luogo di idee, la fabbrica della sostenibilità, con Parco della Pace che potrà diventare simbolo, la fabbrica della conoscenza, l'università. Queste fabbriche sono all'opera. Allora questa prima invenzione sarà una grande rappresentazione teatrale al Teatro Olimpico, dove Giancarlo Marinelli ci sta lavorando insieme alla Fondazione Teatro Comunale, che aprirà e chiuderà l'anno culturale 2024. La cultura una bella invenzione sarà una grande mostra internazionale che il Cisa Palladio coordinerà e che metterà in mostra imprese e culture, processi creativi e gli inventori in Basilica, nella prima fabbrica di Palladio. La terza, le invenzioni high-tech dell'architettura, come segno di grande mostra nella città dell'architettura, organizzata da Abaco. Qui organizzata significa che c'è un soggetto capofila ma che coinvolge altri produttori culturali. Ingegno Open Source è un itinerario per i visitatori 2024 di 20 imprese dell'ingegno su tutto il territorio vicentino, dall'altipiano per la pedemontana fino al basso vicentino, che hanno deciso di aprire i recinti della propria impresa e di diventare attrattore culturale. Quindi a Vicenza il visitatore può venire e scegliere di visitare il teatro, il museo, la basilica, ma anche la Veinese, l'inglesina, la dorica e via dicendo. La via del Palladio, abbiamo messo in rete le ville venete, è un itinerario ambientale e gastronomico in un'idea di mobilità dolce ed elettrica che potrà essere e dare un'offerta di biodiversità al visitatore. I Nuovi Vicentini è un percorso che abbiamo ideato insieme a Cristian Greco, è un laboratorio nel 22-23 per integrare i Nuovi Vicentini, le nuove famiglie vicentine, anche le famiglie straniere, ma anche le famiglie legate alla base americana, in questa vicentinità, e tutte queste famiglie potranno, soprattutto i ragazzi e le scuole, diventeranno i ciceroni dell'architettura di Palladio per i visitatori 2024, quindi sarà un laboratorio di tre anni. Le invenzioni orafe, le invenzioni tessili, tradizione del territorio, che saranno oggetto di due mostre territoriali diffuse nel 2024. Design Week mette insieme con soggetto all'architetti, all'Asso Architetti, la rigenerazione di quartiere Porta Nova e la settimana del design nel quartiere rigenerato. Decima invenzione, grazie all'aiuto della Biblioteca Bertoliana, anche dell'Accademia Olimpica, Vicenza potrà ospitare un meeting internazionale dei musei e degli archivi di impresa, magari a Palazzo Tieri. 11 concerti e invenzioni musicali, la messa in rete di vari generi letterari nella musica a Parco della Pace. Sarà, diciamo, le invenzioni che daranno vita un po' a questa nuova realizzazione della città. 12, includo tutti, un progetto dei musei civici fino alle gallerie d'Italia che stanno lavorando all'inclusione per tutti come target dei propri musei. L'impresa artistica del Bassan è una grande mostra organizzata da Musei Civici di Bassano, da Barbara Guidi, che è incentrata sulla bottega del Bassano come impresa. Ci fa molto piacere questa collaborazione Vicenza e Bassano, io non sono autoctono, però mi hanno spiegato che è una cosa davvero inedita in questo territorio. Grazie alla collaborazione di Valdagno, questa città sociale legata al Marzotto, ed infine una realizzazione che vorremmo proporre a questo territorio, cioè un primo piano di guerra integrato tra le imprese del territorio in chiave culturale, cioè utilizzare la forma del welfare aziendale di tante aziende per sostenere
l'offerta creativa e culturale già presente in questo territorio. Ne parleremo al secondo tocco. Quindi voi vedete che un piatto forte dell'offerta del 2024 sarà legata alle mostre internazionali sull'ingegno, con Guido Beltramini ed Edoardo Demo, ne parleremo al primo talk ed entreremo nel dettaglio, e invece nel secondo talk abbiamo invitato soltanto due rappresentanti delle imprese dell'ingegno per raccontarci che cosa sarà questo itinerario dell'ingegno e perché nel 22 e nel 23 20 imprese decidono di collaborare con i produttori culturali del territorio per organizzare un'esperienza creativa per diciamo valorizzare i processi creativi di un'impresa. Questi spaventano, ma sono reali, anche prudenti. Noi sappiamo che ogni anno Vicenza investe 8 milioni di euro in cultura, un terzo è del comune, un terzo deriva dal mercato, un terzo ce lo mettono i produttori culturali, 1,6 milioni è l'investimento che abbiamo deciso di fare per questo progetto del 22 e del 23, quindi è un investimento, diciamo un autofinanziamento che non dipende dal Ministero. Il programma del 2024 vale 4,1 milioni di euro, di cui soltanto 1 milione sarà del Ministero, se Vicenza sarà capitale della cultura. Poi ci sono degli investimenti di medio termine, 4 milioni di infrastrutture culturali, immagino una parte dell'acquisto anche di Palazzo Tiene, 49 milioni di euro di rigenerazione urbana in questa nuova stagione di investimenti pubblici e 36 milioni di lavori pubblici programmati dal piano delle opere. Questa candidatura è un'operazione che vale 100 milioni di euro nei prossimi anni, quindi numeri molto importanti. Abbiamo 23 competitor, anzi 22 competitor, sono 23 le città candidate. Abbiamo messo l'accento, quindi non dite che non l'avevamo detto, su alcune città con cui Vicenza può confrontarsi meglio. Sono le città del centro Italia, in particolare Ascoli, ma anche l'altro versante, c'è Grosseto, e poi abbiamo anche Pesaro, che ha lavorato e che collabora comunque con Ascoli. Il brand più forte è quello di Siracusa, con cui ci si potrà confrontare. Saranno tutti bellissimi dossier. Noi riteniamo che la scelta di Vicenza abbia delle caratteristiche distintive rispetto a questo tema dei processi creativi, delle invenzioni e dell'impresa. Quindi perché questa candidatura è forte? Non perché c'è Marcatini, Demo, Colombi e tutti gli altri del gruppo di lavoro, ma perché ci sono oggettivamente alcune caratteristiche interessanti. Uno, è una candidatura di territorio, tutti i comuni. Due, è una candidatura di città perché nella nostra cabina di pilotaggio è anche presente una figura dell'opposizione. L'abbiamo voluta perché abbiamo chiesto al sindaco di essere una candidatura di città, ma di città anche perché 90 produttori culturali e sociali sono moltissimi. È una candidatura forte perché ribalta l'idea di impresa che finanzia la cultura dopo aver prodotto valore economico. Qui c'è l'idea di impresa che è produttore culturale a monte, prima di produrre valore economico. E non è un caso che questo territorio è un territorio ad alta densità di società benefit, vuol dire che la cultura sta già agendo e che il valore economico è importante ma non è al primo posto. Perché c'è l'invenzione, che è un termine solo di questa città, perché di emanazione palladiana, perché 100 milioni di euro sono tanti, probabilmente se li può permettere Vicenza, ma non altre candidature, quindi pensate un po', 1 milione di euro di premio ha fatto scatenare tutta questa operazione che ne vale 100. Qui c'è un moltiplicatore, come dire, immateriale molto interessante. La squadra è forte, il sindaco ci ha investito, ci ha messo anche dei soldi in questo percorso. Il tempo di progettazione non è stato, non abbiamo lavorato 2 mesi per rispondere al bando, ma c'è un lavoro di progettazione che parte da Città Bellissima, dal lavoro di Caterina Soprano, che è iniziato il 24 giugno 2020, un percorso che ci ha portato fin qua. Questa è tutta la cabina di pilotaggio, tante persone dell'amministrazione, tanti assessori, il sindaco, l'opposizione, i dirigenti, il gruppo di lavoro di Nomisma,
ma anche c'è un comitato scientifico i cui nomi sono interessanti anche dal punto di vista nazionale, e li ringrazio tutti. Un giornalista mi ha chiesto: che resterà nel 2020, dopo il 2024? La Torre Eiffel non ce l'abbiamo, come abbiamo detto, però ci sono alcune cose che sicuramente aumenteranno. Uno, abbiamo stimato i flussi turistici. Nel caso in cui vincessimo questo titolo, che è un titolo onorifico, perché abbiamo detto non sarà un milioniero cambiare la data di licenza, ma ci sarà un incremento dei flussi turistici molto interessante e piuttosto stabile per questa città. Aumenterà il tasso di partecipazione culturale, che è molto basso già in Italia, è pari al 50%. Abbiamo riscontrato in questi mesi anche una riscoperta di cittadinanza attiva, c'è voglia di partecipare alla vita della città, ma soprattutto c'è questa idea di promuovere la cultura come processo di ricerca che farà bene a tutti, farà bene anche al comune, farà bene anche alle istituzioni, farà bene alle imprese, farà bene anche alle organizzazioni culturali. Questo è un vento di novità che porterà tanta trasformazione e poi lasceranno anche le nuove invenzioni. Non solo il programma 2024, ma c'è una nuova invenzione che abbiamo proposto, che è quello di ripristinare quello che per la costruzione della fabbrica di Pallano fu il comitato dei provveditori. Cioè un gruppo di persone che possano aiutarci ad attuare questo programma. Imprenditori, gente di cultura. E quindi abbiamo istituito un comitato di provveditori, abbiamo chiesto anche a Lino Lenese di aiutarci a costruirlo insieme alle sue relazioni, è in fase di costruzione, ci sono anche figure presenti che sono state contattate, appena l'abbiamo pronto vi facciamo sapere. Questo è un po' il nostro dossier, ci scuserete se non è consultabile, queste slide magari le divulghiamo, ma noi stiamo attenti a divulgare tutte le informazioni. Abbiamo chiesto a una persona speciale di dirci cosa pensa di questa candidatura, cosa pensa di questo processo che abbiamo attivato, quindi chiedo alla regia di... La cultura è una bella invenzione. È un titolo bellissimo, ma soprattutto è un titolo che non è stato scelto a caso. La parola invenzione fa riferimento a un concetto che le imprese del nostro territorio conoscono molto bene, che fa parte del DNA, della cultura profonda degli imprenditori e degli artigiani vicentini. Peraltro il grande Andrea Palladio, il geniale architetto che ha contribuito tanto a rendere Vicenza così bella e così maestosa, utilizza proprio il termine invenzione nei suoi 4 libri dell'architettura. Basterebbe questo a rispondere alla domanda: ma qual è il nesso che lega il mondo dell'impresa, in particolare delle imprese vicentine, alla cultura? Ma c'è anche un'altra risposta. L'impresa infatti è un importantissimo produttore culturale, non solo nel senso che chi fa impresa produce benessere, che è una condizione necessaria per lo sviluppo di una cultura ricca e articolata in una società, ma anche nel senso che tutto ciò che è cultura oggi, si tratti di arte, letteratura, cinema, eventi, teatro, tutto questo ha nelle proprie spalle il lavoro, l'impegno, la dedizione e il coraggio di chi fa impresa, nel settore culturale non solo. Ecco perché penso che la cultura è una bella invenzione, sia una frase perfetta, per descrivere il senso di una candidatura prestigiosa come quella di Vicenza. Ed è un riconoscimento che Vicenza e il suo territorio meriterebbero davvero, con le loro 1000 ricchezze, che non sono soltanto ricchezze di tipo economico, anche se ovviamente c'è anche questo. Non dimentichiamoci mai che dal punto di vista della manifattura la provincia di Vicenza è uno dei primi territori italiani, ma sono soprattutto ricchezza di natura, culturale e artistica. Io sono convinta che questo sia un fattore cruciale e spero davvero che la commissione di esperti che valuterà la candidatura vi dia la giusta importanza. Se la candidatura di Vicenza risulterà vincente, diventerà capitale italiana della cultura per un anno e avrà l'opportunità di mettere in mostra nel migliore dei modi le proprie eccellenze e tutto ciò che fa parte
una grande cultura che è un motore di sviluppo e di crescita della propria comunità. Ne approfitto per annunciare ufficialmente la mia disponibilità a dedicare tutto il mio lavoro e il mio impegno per sostenere qualunque modo questa candidatura. Per me sarebbe non solo un grande piacere, ma anche e soprattutto un grandissimo onore sostenere Vicenza in questa sfida. Avendo fatto parte e avendo anche rappresentato per diversi anni proprio quel mondo di impresa che fa tantissimo per rilanciare la cultura e lo sviluppo culturale del nostro territorio. Quindi facciamo tutti il tifo per Vicenza, incrociamo le dita perché davvero è qualcosa di cui abbiamo bisogno e soprattutto che i vicentini si meritano tanto. Questa penombra è lenta e non fa male. Scorre per un mite pendio e assomiglia all'eternità. I miei amici non hanno più volto, le donne sono quelle che erano molti anni fa. Gli incroci delle strade potrebbero essere altri. Non ci sono più le lettere sulle pagine dei libri. Tutto questo dovrebbe intimorirmi, ed invece è dolcezza, un ritorno. Delle generazioni di testi che ci sono sulla terra, ne avrò letti solo alcuni. Quelli che continuo a leggere invece nella memoria, li leggo e li trasformo. Dal sud, dall'est, dall'ovest, dal nord, convergono i cammini che mi hanno portato nel mio segreto centro. Quei cammini furono passi, donne, uomini, agonie, resurrezioni, giorni, dormiveglia e sogni, ogni infimo istante dello ieri e di tutti gli ieri del mondo. Adesso posso dimenticare, arrivo al mio centro, alla mia algebra, alla mia chiave, al mio specchio. Presto saprò chi sono. Queste sono parole di quello che non ce ne voglia Dante, non ce ne voglia Pico della Mirandola, ma insomma quello che noi giudichiamo probabilmente l'uomo di lettere più straordinario che l'umanità abbia generato. È un grande poeta argentino di nome Jorge Luis Borges. La storia di Borges è una storia tanto feroce quanto meravigliosa. Meravigliosa per quello che noi vogliamo essere una volta aperto questo dossier, e feroce per chi l'ha vissuta. Fin da piccolo, fin da ragazzino, Borges deve fare i conti con una malattia tremenda, ereditaria, che ha già colpito in particolare i maschi della famiglia, il papà e prima il nonno ed anche gli zii, e che è destinata a colpire anche lui. Si chiama retinite pigmentosa, che unita alla forte miopia del giovane Jorge Luis è destinata a farlo piombare nelle tenebre della cecità in modo irrimediabile di lì a poco. E attraverso il racconto di una sorta di governante istitutrice che si chiama Ruth, noi veniamo a sapere che il giovane Borges, in quella biblioteca di famiglia che un po' assomiglia alla Lef, che cioè quel luogo dove convergono tutti i luoghi, e per un altro verso la biblioteca di Babele, che lui ha immaginato come uno smisurato scaffale che precede, anticipa e segue l'umanità, lui in quella grande biblioteca dice a Ruth: devo fare come la formica per l'inverno, devo fare provviste, devo immagazzinare tutto lo scibile umano, tutte le pagine, le parole, i versi, le opere d'arte, la bellezza che la mia memoria può contenere,
di modo che io continui e possa continuare a leggere anche dentro il buio. E però ad un tratto succede qualcosa. Succede che Borges capisce che, per quanto straordinaria la memoria di un uomo, è limitata. E lì fa la più grande invenzione della cultura. Costruisce la memoria nuova di una civiltà, perché associa la visione, la parola, al suono, alla musica. Quella che chiamiamo estensione della memoria digitale dei computer, lui per primo la opera, studiando, leggendo e provando a memorizzare in una memoria ormai piena, la sua, il Don Chisciotte, associandolo ai rumori di una fabbrica, oppure al trattato di Cicerone, che gli tornerà in memoria quando il buio lo oscurerà dal rumore della copertina che si apre. Riuscirà persino a ricordare perfettamente alcune righe della Signora delle Camelle di Dumas, e cioè quelle quando il suo devoto innamorato ascolta il suo ritorno a casa, udendo dalla porta della camera quella slavina di forcine che cadono durante la sua svestizione, perché leggerà e memorizzerà quel momento altissimo di letteratura ascoltando il treno di Buenos Aires che sferraglia sulle rotaie. Borges crea dentro se stesso l'opera d'arte che è la memoria della bellezza. E che cosa vogliamo essere, in fin dei conti? Che cosa è già Vicenza? È proprio questo. È il futuro, Palladio, del passato. Vicenza è la celebrazione di uno sguardo che non è più solo il nostro, ma che vogliamo e dobbiamo prestare al mondo per guardare la bellezza di un'invenzione che è passata, che è presente, che è futuribile. È dentro questo scorrere dei pendii miti, e Vicenza è piena anche architettonicamente di miti, pendii, che passa il futuro dell'invenzione, che è celebrazione dello sguardo, degli occhi, che è capitale della cultura, ma della luce che illumina la vecchia, l'antica e la futura Vicenza. La capitale di quegli occhi, la capitale della cultura, è perfettamente riassunta nelle parole che proprio quella governante istitutrice dice di Borges, e dobbiamo farle nostre. Io perlomeno nel mio lavoro farò così. Avevo passato la mia vita per insegnare a un ragazzo a vivere senza vedere. Non sapevo che lui mi ha insegnato fino all'ultimo dei miei giorni a guardare. Grazie. Grazie Giancarlo per questo contributo, e grazie anche a Barbara Beltrame, che avete visto prima, per quel suo prezioso contributo. Chiedo a Guido Beltramini ed Edoardo Demo di raggiungermi per questo primo talk insieme. Avete un microfono da passare, li conoscete? Edoardo Demo è colpevole insieme a me di questo dossier di candidatura, quindi se perderemo è colpa sua, se vinceremo è merito di tutti. E Guido Beltramini, col CISA Palladio, ci ha aiutato ad arricchire questa offerta sulle grandi mostre. Cosa accadrà alla Basilica dalla Fabbrica del Rinascimento, che inaugurerete il 10, fino al 2025? Allora, forse? Sì, perfetto. Allora, bellissimo, grazie Giancarlo per queste parole fantastiche. Dicono sempre che non bisogna custodire le ceneri, ma la memoria del fuoco. Penso che quello a cui stiamo pensando tutti è proprio che, se vogliamo tenere viva la potenza della Vicenza rinascimentale, la capacità di trasformare una piccola città in una capitale, dobbiamo, come dire, lavorare insieme di nuovo, ritrovare un'alleanza tra cultura, economia, società, impresa, politica, e costruire e ricostruire la Basilica.
La Basilica è il cuore della nostra città e le mostre in Basilica, secondo me, dovrebbero essere per noi quello che era il teatro nel mondo greco antico. C'è un luogo dove la comunità si riunisce e discute di Antigone, discute di Edipo e, come dire, si forma delle idee, guarda insieme al futuro e trova delle soluzioni. Per questa ragione è importante, secondo me, che la Basilica non sia un contenitore neutro, ma che possa accogliere delle mostre che guardano e che costruiscono qualcosa. La prima l'ha detta Marco, apre il 10 di dicembre, una scommessa del sindaco a cui non saremo mai abbastanza grati, una mostra, vedete, di cui si parla già moltissimo, c'erano due pagine intere sul Corriere di domenica scorsa, una mostra che mette in scena i processi creativi nel Rinascimento, non tanto una visione estetica delle opere d'arte, quanto belle sono, quanto come erano fatte, come gli artisti avevano le idee, come le idee passavano dalla testa alla mano e poi come venivano anche spesso replicati i capolavori, qual era anche persino il loro valore. Siamo veneti, c'è tutta una parte della mostra che vi divertirà molto, in cui abbiamo convertito i maiali, grazie a Edoardo che ha capito quanto valevano, e tutte le opere d'arte, e riusciremo a comparare i loro valori con questo. Quindi la prima mostra in qualche modo è proprio nella linea di questa candidatura. La seconda sarà una mostra di riflessione fatta da un grande vicentino, Christian Greco, che porterà le ultimissime ricerche del Museo Egizio con gli scavi degli ultimi anni dedicati alla grande dea madre Iside. Quando gli ho chiesto ma il legame col territorio, mi ha spiegato che il più grande santuario di Iside nell'Italia settentrionale, nel mondo antico, era a Costa di Sara. Non so se l'avessi inventato sul momento, ma lui sostiene che invece è questa grande divinità femminile della dea madre, fosse proprio questa parte. La terza mostra è una scommessa. Lavorando, ragionando con Dino tante volte, abbiamo guardato a Palladio, a Canova come degli artisti veneti che hanno ragionato sul processo. Palladio non è interessato a fare solo belle architetture, mette a punto un modo di fare architettura e lo veicola con i quattro libri per palladianizzare il mondo. Canova allo stesso modo inventa un processo per produrre le statue, in cui lui si tiene, come dire, la parte finale, la finitura, oltre che ovviamente la concezione. Ecco, vorremmo provare nella mostra del 24 a mettere in fila, cioè partendo da Canova e Palladio, arrivando alle invenzioni contemporanee delle aziende. C'è una grande scommessa, un'idea, con Lino condividiamo spesso l'amicizia di un giovane artista contemporaneo, Arcangelo Sassolino, che lavora proprio sulla questa unione fra fisica e arte, e per certi versi mi è sempre sembrato come un punto di arrivo di una certa visione dell'industria vicentina, in cui un signore mi ha detto: fa soporte, gli ho detto: ma ha un'azienda di serramenti? No, fa solo le porte del shuttle, e ho scoperto che ero seduto vicino a uno che faceva le porte in carbonio per le grandi astronave della NASA, e ci parlavamo normalmente in dialetto. L'ultima mostra sarà un ritorno a Vicenza, è un'idea a cui stiamo lavorando con Stefania Portinari, che ricorderete forse come l'autrice della prima grande mostra del nuovo corso della Basilica, con Mauro Passarin, il valente dirigente della cultura e direttore dei musei civici, e sarà una mostra singolare sul patrimonio della nostra città, si chiama I Sentieri dell'Amore, che racconterà, diciamo, la storia delle opere d'arte nei musei vicentini con un taglio particolare. Grazie Guido. La Basilica, da cui noi siamo partiti, Vicenza, prima fabbrica, poi ci siamo resi conto che ci sono tante fabbriche un po' all'opera in giro per il territorio, su cui abbiamo costruito anche altre mostre internazionali e meno territoriali, più identitarie. Raccontaceli. Grazie Marco, intanto sono veramente felice di essere qua e di poter partecipare a un incontro per la mia città e per la mia provincia, a cui tengo in modo particolare, del motivo per cui ho deciso di scendere in campo, sapendo che se le cose andranno male, insomma, qualcuno se lo ricorderà. Speriamo che vadano bene, incrociamo tutti quanti le dita. Detto questo, ci siamo resi immediatamente conto, appena abbiamo cominciato a lavorare, di come ci fosse sì la città in gioco,
ma di come anche la provincia fosse pronta a scendere in campo. E fin dall'inizio ci ha sorpreso molto che il primo a farsi avanti, il primo centro a farsi avanti sia stato Bassano, che storicamente non ha mai condiviso con Vicenza un'affinità di vedute. Ecco quindi che siamo riusciti a costruire un percorso espositivo che parte dalla fabbrica Principe, cioè la Basilica Palladiana, ma che poi si irradia in tutta la provincia, e tra le intenzioni che sono state programmate ce ne sono alcune che coinvolgeranno direttamente appunto i centri, alcuni dei centri che sono situati nel territorio di Vicenza. Voglio ricordare in modo particolare una mostra la cui ideazione è stata pensata da Barbara Guidi, direttrice del Museo Civico, assieme ad altri collaboratori, una mostra che è in fase di esecuzione e progettazione, che riguarderà la bottega dei pittori più famosi di Bassano, Bassano appunto, o i da Ponte, come volete dire, e non però nell'ottica dell'opera d'arte semplicemente, ma vista dal punto di vista di una bottega di pittori come impresa, perché la bottega dei Bassano è una vera e propria impresa, è organizzata come un'impresa. Il libro contabile di Jacopo Dal Ponte è una cosa di fantastico, fantastico dal punto di vista anche della capacità di organizzare l'attività pittorica. Dopo ci spostiamo da Bassano verso Valdagno, la città del Marzotto, sede del Museo del Tessuto, in cui c'è la possibilità di ideare una mostra che riguardi proprio questo aspetto, questa tradizione radicata nel territorio vicentino fin dal tardo Medioevo. Ed ecco quindi che, partendo da una mostra sulla bottega dei Bassano, una mostra incentrata sul Museo del Tessuto a Valdagno, abbiamo ideato una mostra itinerante che prenda, due mostre itineranti che prendano in considerazione quelli che sono due prodotti simbolo della provincia di vicentina: l'oro e la lavorazione tessile, che sia seta o che sia lana, i due prodotti simbolo della crescita economica vicentina dei secoli. E nel caso dell'oro ci permette anche di recuperare un altro personaggio eccezionale della città, misconosciuto ai più, Valerio Belli, il grande incisore, l'incisore dei papi, conosciuto da tutti universalmente, misconosciuto, per non dire sconosciuto, ai vicentini. Grazie Edoardo. Che target potrà avere dal dossier che più o meno hai ascoltato, ma anche da queste cinque mostre, come potrà cambiare il profilo del target di chi arriverà a Vicenza nel 2024, in generale per questo progetto? La nostra città ha indubbiamente un problema di accoglienza. È una città che per certe volte talvolta ci sembra poco accogliente, non tanto per l'offerta culturale che è alta, ma anche per un'offerta complessiva. Penso che chi visita le città d'arte è sempre più in cerca di un'esperienza, che è un'esperienza complessa, che passa per quello che si mangia, per quello che si vede, anche per quello che si compra. Quindi io credo che la scommessa grande nella trasformazione della città sarà proprio di creare un'esperienza a Vicenza complessiva. A me fanno impressione i numeri, cioè l'Arena di Verona come monumento attira 1 milione di persone all'anno, il Teatro Olimpico ne attira 120.000, quindi mi sembra che abbiamo una grande potenzialità da esprimere. E, come dire, mi sembra che siano stati fatti grandissimi passi in avanti, il Museo Civico sta completando il suo processo di rifacimento, quindi le offerte della città e anche lo stesso Palazzo Thiene andrà ad aumentare l'offerta. Quello che io penso è che se vogliamo come dire, anche attirare un pubblico puntando sulla qualità e non solo sulla quantità, sapete che il problema nostro del Veneto è che i flussi sono concentrati su due attrattori, Garda e Spiagge, diciamo. Non resta molto per gli altri, ma secondo me strutturandoci in un modo intelligente, anche trovando un'interazione con quei privati generosi, io vedo gli sforzi che sta facendo la Rotonda adesso, per esempio, per entrare di più in un circuito cittadino, dobbiamo essere tutti grati a Nicola Barbarana per quello che sta facendo e che ha in mente di fare per rendere la Rotonda sempre più integrata con l'offerta cittadina. E lo stesso succede con la Villa Barbarana in Anima, ma insomma mi pare che
costruendo un'offerta complessiva abbiamo delle grosse possibilità sul piano del turismo culturale. Dopodiché io sono convinto, sarà che qui ho davanti due miei maestri, Via Sartori e Lino Dainese, che in realtà la cultura deve essere motore di qualcos'altro, non solo di turismo, per cui quello che facciamo è per costruirci un'identità. Grazie. Nei giorni scorsi avevo un dialogo con la Costa, diceva: ma noi dobbiamo iniziare a pensare che la C di cultura non è una C maiuscola, ma è la C di confidenza, no? Una scommessa che abbiamo fatto insieme a Edoardo è questa idea di puntare non solo su Vicenza, ma anche in un'offerta le ville, i comuni, le imprese, farle diventare. Cioè, qui c'è un'altissima possibilità di avere una confidenza con tutto il territorio vicentino. Assolutamente, e tra l'altro la possibilità di partire dai grandi monumenti, ma poi di aprire un progetto culturale alle imprese e all'enogastronomia, a tutte le cose che nel territorio di Vicenza ci possono essere, ci permettono anche di allargare il target di potenziali visitatori di Vicenza e della provincia. Ed è quello che stava dicendo poc'anzi anche Guido. La Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, attira indubbiamente chi già conosce Palladio e vuole scoprire Palladio. Con questo progetto noi cerchiamo di andare ad intercettare, a scovare anche i potenziali visitatori della nostra città e del nostro territorio, attirati magari dalla capacità dell'ingegno degli imprenditori o attirati dalla possibilità di poter provare qualcosa dal lato della cultura gastronomica mai provato, o dalla possibilità di poter magari attraverso un tour ambientale fare tutte le ville partendo dal Basso Vicentino per andare verso la zona pedemontana utilizzando magari la bicicletta. Quindi la possibilità di intercettare diversi segmenti di potenziali visitatori. Con quale idea di cultura usciamo da questa esperienza di Capitale? Ma quello che una volta ho scandalizzato qualcuno che mi chiedeva chi è Palladio oggi, si aspettavano che dicessi Renzo Piano, Norman Foster, ma io non lo penso per nulla. Io quella volta dissi Steve Jobs, nel senso che quello che ha Palladio è l'idea di cambiare il mondo. Palladio ha una volontà di trasformazione del mondo, di migliorare il mondo intorno a sé. Ormai gli architetti, cosa credete che contino? Gli architetti sono in molti casi dei parrucchieri che danno una forma estetica delle volontà che sono fuori dalla loro portata, sono le grandi visioni immobiliari. Quindi quello che mi colpisce di questo progetto è che, se pensando oggi, Lino, a chi può essere Palladio? Palladio è Federico Faggin, uno che si è inventato il microprocessore, cioè il mondo che abbiamo intorno a noi oggi è stato inventato da un vicentino che sentivo per radio ieri, è l'anniversario, ha inventato il primo microchip. Allora, il fatto di unire questi due mondi, cioè di ritrovare nella nostra, come dire, tradizione forte questo tipo di spinta, mettendo insieme cultura e impresa, però non in nome del turismo, in nome della ricerca. Cioè è la ricerca che unisce la cultura e l'impresa. Il turismo poi verrà, va bene, figuriamoci, va benissimo, ma è una cosa che viene dopo, noi dobbiamo farlo per noi stessi. Grazie a Guido Bettamini. Vicenza Capitale della Cultura 2024. Sono un grande fan di questo evento, speriamo veramente avvenga, perché questa città è veramente meravigliosa. Siamo una città veramente straordinaria per tutto quello che abbiamo, quindi imprese, settori meccanico, fashion, orafo, tessile, tanti piccoli artigiani, tocchiamo la ceramica, tocchiamo il vino, tocchiamo i mobili di classe. E poi la filiera è veramente bella, l'artigianato nostro è veramente incredibile. Ricordo sempre mio padre, quando veniva a trovarmi mi diceva: ma è incredibile, non esiste un'abitazione, nelle case ogni singolo numero civico c'è un'attività. Quindi siamo una città veramente speciale, siamo una città che esporta, la seconda città per esportazione in Italia. Tutto questo crea una cultura incredibile, crea cultura per quello che facciamo, per la nostra artigianalità, crea cultura nella media grande impresa per il nostro modo di sviluppare e di fare le cose, e crea cultura per il modo poi che mettiamo insieme le cose, le persone. Pensate,
quanta gente vengono a fare business con noi, quanta gente ci viene a trovare, e quindi con questi incroci, con questi dialoghi, si riesce a riformulare qualcosa di importante. Penso la mia azienda sia un bellissimo esempio. Pensate, quando ho cominciato nel 78 con Diesel, facevo questi prodotti veramente strani, diversi, perché avevo una visione che di fare questo jeans trattato, vissuto, non trovavo delle persone che per poter lavorare, quindi ho portato gente da tutto il mondo in questa azienda, quindi da Israele, il Giappone, all'America, all'Europa, persone che hanno portato poi il vero contributo, perché provate a pensare di lavorare un team di persone dove ci sono tutte queste culture, religioni, modi di vedere le cose, e metterle insieme e fare dei ragionamenti poi per fare dei prodotti che vanno per i nostri consumatori, crea sicuramente qualcosa di straordinario. Questo è stato il mio successo, quindi sono un grande fan, come vi dicevo, di questo evento. Più gente riusciamo a portare a vederci, più informazioni avremo, più potranno scoprire la nostra bellezza e le nostre piccole imprese che magari sono poco conosciute. Ho fatto la mia azienda puntando sui giovani. I giovani sono veramente qualcosa di speciale, perché vivono, sentono quello che sono le vere necessità del paese. Quindi con i giovani abbiamo costruito un'azienda, un nome importante in tutto il mondo poi, e quindi speriamo che questo evento sia particolarmente dedicato ai giovani, perché i giovani possano ispirarsi da noi, dalle nostre aziende, venire a lavorare nelle nostre aziende, portare il loro contributo, portare la loro visione, e quindi insieme potremo ancora di più sviluppare questa città per diventare ancora di più una delle città più importanti del nostro paese. Quindi vi aspetto tutti, la mia azienda sarà aperta in occasione di questa manifestazione, sarà un grande orgoglio per me farvi vedere tutto quello che abbiamo, quindi è un piccolo villaggio, quindi dai campi da tennis, calcio, calcetto, palestre, scuola asilo, scuola materna, bar, ristoranti, modello di vita poi di come si collabora tutti quanti insieme, e tutti quanti insieme possiamo offrire tutto questo, e ovviamente insieme saremo molto più forti. Quindi speriamo, Vicenza, tanti auguri che tu diventi la città per il 2024, e forza Vicenza. Renzo Rosso, fondatore Diesel, che ha subito condiviso questo progetto, è tra le 20 imprese che apriranno nel 2024, così come sono tra le 20 l'Inglesina Verdi, quindi invito Luca Tommasi a raggiungermi, e la Dorica con Gianpietro Zonta, e poi invito anche il collega Massimiliano Colombi, che è il sociologo del gruppo di lavoro. Partiamo da te, Luca, perché avete deciso di sposare questo progetto, ma soprattutto perché avete deciso di aprire la vostra azienda e diventare attrattore culturale nel 2024. Sì, sentite? Sì, buonasera a tutti, intanto grazie per questo invito. Ovviamente abbiamo risposto con molto, molto entusiasmo all'invito di far parte del gruppo delle imprese che sostengono questo progetto, perché ci è piaciuto prima di tutto l'idea di coniugare appunto la cultura intesa come arte e architettura a una idea di cultura che sia la cultura del saper fare, la cultura di impresa. E poi, permettetemi anche una battuta, si parla di rinascimento, si parla di continuità con il grande maestro Palladio rispetto a un nuovo rinascimento, e noi come produttori di prodotti per bambini ovviamente sogniamo una Vicenza che non solo sia più viva, più vivace, ma che sia una città che possa anche attrarre famiglie giovani che possono fare figli, perché questo è un po' il motore trainante della vita di una città: figli, bambini e tutto quello che ci ruota attorno. Per cui, come impresa, ovviamente siamo molto vicini all'idea di famiglia, al baby care, al benessere del neonato, del bambino. Noi abbiamo fatto molti progetti proprio culturali
di grande approfondimento scientifico sui bisogni dei bambini, proprio perché tocchiamo la famiglia in un momento straordinario e speciale. In realtà noi siamo molto, cioè, questa suggestione di queste famiglie che partono in due, vanno all'ospedale e tornano in tre con una persona nuova, per cui una nuova vita che nasce va celebrata, e per cui ci piace l'idea di questa fabbrica che possa diventare proprio una fabbrica anche visitabile, che sia proprio che il nostro cliente possa toccare con mano, perché in realtà produciamo non mezzi di trasporto qualunque, ma portiamo una nuova vita in giro nei primi giorni di vita, perché questo è di una potenza incredibile dal punto di vista proprio culturale. Grazie Luca. Gianpietro, che cos'è Dorica e come voi vi rileggete produttori di questo? Innanzitutto buonasera, ringrazio per l'invito. Se io guardo la locandina, la cultura è una bella invenzione, fabbriche d'impresa. Chi è Dorica? Dorica è una fabbrica, è un'azienda orfana. Siamo nati 32 anni fa e più che una fabbrica è un opificio. Opificio è un termine che si usava fino a 50 anni fa. Cos'erano gli opifici? Un termine latino, etimologia della parola, opus, faccio, fare un'opera. Erano quelle realtà in cui entrava un prodotto finito, una materia prima, usciva un prodotto finito. Dorica è un opificio. In questi anni abbiamo perso gran parte delle filiere che purtroppo, per motivi che sappiamo tutti legati al costo del lavoro, sono sempre più andate ad est, e noi come azienda siamo in grado di soddisfare in qualsiasi momento qualsiasi richiesta, arriva da qualsiasi parte del mondo. Esportiamo il 95% in più di 25 stati e l'idea di creare un'intera filiera è nata circa 30 anni fa. Ecco, questo ci permette, tuttora è riconosciuto il mercato, di fare un prodotto di alta qualità, di dare consegne certe, e identifica nel mondo Dorica, ecco, come sinonimo, diciamo, di prodotto artigianale e prodotto esclusivo. Parlando di cultura, però io vorrei identificare in Dorica due modelli di cultura. Allora, la cultura del prodotto e la cultura d'impresa. Noi 3 anni fa abbiamo depositato una terminologia, manufatto culturale, registrato da Dorica. Anche qui dobbiamo andare sempre all'etimologia delle parole, no? Allora, quando parliamo di manufatto, manufactus, fatto a mano, cultura, storia, tradizioni, il saper fare. Ecco, qui ci sono concetti che da noi sono da sempre, in quanto mia moglie, che è la creativa, realizza dei prodotti che poi vengono sottoposti al mercato. Ogni cliente in tutto il mondo poi lo personalizza. Diciamo che è la cultura del saper fare, parliamo anche della provincia di Vicenza nel settore orofo, che deve tener conto della cultura del paese dove andranno a finire questi prodotti. Come ho detto prima, lavoriamo soprattutto nell'area medio orientale e orientale, e Dorica è conosciuta proprio, è diventato un neologismo. Quando chiedono Dorica, chiedono una tipologia di prodotto. Quindi siamo molto copiati, siamo onorati di essere copiati. Mia moglie, se fosse qui, naturalmente si arrabbierebbe, però è un modo, ecco, per differenziarsi sul mercato. E qui vorrei introdurre un attimo, se posso, il concetto di B Corp. Cosa sono le B Corp? Allora, le B Corp sono nate oltre 10 anni fa negli Stati Uniti, e qualsiasi attività di qualsiasi natura può entrare in internet, compilare un questionario. È difficilissimo superarlo. Più di 170.000 realtà in questi anni hanno cercato di diventare B Corp, solo 4.000 ce l'hanno fatta, meno del 3%. La più importante al mondo è Patagonia, la più importante in Italia è Eli, in Italia siamo solo 120.
Dorica è la prima realtà a livello industriale al mondo ad avere ottenuto questa certificazione. Ecco, serve sicuramente una nuova cultura di impresa in cui ci sia diciamo, questo gioco di squadra, questa sinergia tra i collaboratori e l'imprenditore. In Dorica da sempre una parte di utili aziendali vengono divisi con i nostri collaboratori e 7 anni fa abbiamo regalato una parte di quote a due nostri collaboratori che sono diventati soci. Grazie, grazie Gian Pietro. Massimiliano, energia. In questo senso Massimiliano è come se avessimo un po' riscoperto la fabbrica non semplicemente come un'organizzazione che dà lavoro, ma come una bella invenzione anche sociale e culturale. Buonasera a tutti. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per questa bella serata. È esattamente così e pensavo che la parola che è rimbalzata parecchio stasera è sogno. Allora provo a cimentarmi anch'io con questo sogno. Se magari fra 10 anni in una riunione del genere potesse arrivare Paolino che dice: ho visitato 3 aziende come quelle che ci sono state raccontate, ho partecipato a una mostra, sono stato parte attiva in una produzione culturale e ho trovato la mia via di imprenditore o di professionista o di lavoratore. È come se questo è il sogno che stiamo provando a condividere. Se la fruizione dell'offerta culturale, o meglio la partecipazione attiva a costruire l'offerta culturale, può essere un veicolo di promozione, cioè possa aiutare le persone a trovare il loro posto nella vita. In questo senso ci sono comunità all'opera e in questo senso c'è uno spazio per immaginare Vicenza e il suo territorio come il più grande, ma nel senso non il più esteso, ma perché il più convinto, laboratorio a cielo aperto di welfare culturale territoriale integrato. Chi potrebbero essere i soggetti di questo grande laboratorio? Le imprese, nella logica che ci è stata adesso appena presentata, con una logica anche di collaborazione, competizione, partecipazione anche da parte dei lavoratori. Sogniamo la possibilità di utilizzare la contrattazione aziendale per costruire un welfare culturale integrativo che si apra al territorio e che quindi aumenti il finanziamento, l'investimento per l'offerta culturale territoriale. Questo sarebbe interessante perché farebbe vedere una cooperazione pubblico-privato, perché farebbe vedere che cultura bassa e cultura alta forse possono parlarsi o forse è bene entrare in quella confidenza di cui parlava Marco. E il segno migliore che stiamo incontrando è che i soggetti sono pronti. Ci sono imprese, quelle che sono presenti stasera, c'è un terzo settore sveglio che già lavora in una logica di produzione culturale, c'è una diocesi che è consapevole che anche l'attività pastorale produce cultura e c'è anche un mondo sportivo che ha un grande orientamento educativo. Ecco, provare a tessere queste trame, questa nuova filiera per certi versi culturale, educativa, pedagogica, può essere la grande scommessa che Vicenza è in grado di fare in questo periodo. Grazie Massimiliano. La cosa bella è che in questi mesi in cui abbiamo parlato con le imprese non abbiamo mai parlato di soldi, di scale, ma abbiamo parlato di come nel 22 e nel 23 le imprese insieme agli artefici culturali della città possono organizzare per il 2024 questa esperienza di visita all'interno dell'impresa. Allora chiedo sia a Luca che a Gian Pietro, ripartiamo da Luca, quanto sentite il bisogno anche di essere vicino ai tanti produttori culturali in senso stretto di questa città? Guardi, noi abbiamo fatto moltissima leva su questa come dire, continuità, no? Tra territorio e impresa. E abbiamo fatto grandi convention con i clienti internazionali alla Basilica, al Teatro Olimpico, perché siamo fieri di quello che abbiamo, perché di fatto il territorio produce, viene da quel mondo di bellezza, per cui chiaramente suggestionare anche i clienti, dico i visitatori internazionali,
farli immergere in questa, no, questa realtà territoriale nostra, stupenda, credo che sia anche una leva di marketing molto importante, ecco, per cui lavorare sull'idea del fare, del saper fare italiano e tipicamente veneto, e che deriva proprio dal concetto di villa, di veneta, di fabbrica, coniugandola con l'aspetto territoriale della bellezza che ci circonda, a noi è servito molto, ecco, cioè per cui è dico opportunisticamente anche proprio una leva di marketing molto, molto efficace. E poi ovviamente l'impresa è un'organizzazione economica, ma di fatto parla con la città, è aperta alla città, un'impresa che non è aperta alla città, al proprio territorio, è un'impresa che vive dentro quattro muri e di fatto è una realtà solo economica. Le imprese di brand, le imprese che hanno una prospettiva di sviluppo, che hanno, vuol dire, capacità di attrattiva anche di giovani e di nuove competenze, ovviamente sono aziende che guardano al di fuori, guardano a realtà, diciamo, culturali, sono strettamente connesse. Stiamo organizzando, fatalità, mentre parliamo, un evento il 13 dicembre al Teatro Olimpico, al Teatro Ridotto, portando i nostri clienti a una serata proprio di celebrazione di uno dei nostri prodotti icona, no? La classica, la carrozzina nostra che ha fatto generazioni di italiani, che adesso è andata in pensione e volevamo celebrarla con un racconto diciamo molto, molto particolare, fatto, organizzato proprio al teatro. Per cui per noi proprio la visione è azienda e produttori culturali come un tutto a tutt'uno. Consegneremo a Beltramini per le invenzioni e l'inglesismo. Bene. Dorica, questo manufatto culturale, quanto gli artefici, i creativi di questo territorio può aiutare a rafforzarlo, a comunicarlo, a far vivere l'esperienza dorica a tanti visitatori nel 2021? Beh, allora parto, cosa significa per me fare impresa? È una missione. L'imprenditore ha l'onere e l'onore di gestire per una parte della propria vita un bene comune, un bene della comunità, la ricchezza di una comunità, ciò che permette alle persone, ai propri collaboratori, di fare progetti di vita per se stessi, per i figli. Io vorrei comunicare in questa sede per la prima volta che Dorica, 7 anni fa, su iniziativa di mia moglie creativa, ha comprato una macchina da Nissan e 7 anni fa ha fatto la prima trattura di sete in Europa dopo 50 anni. Noi non apparteniamo al settore del tessile, ma la nostra curiosità ci ha fatto sì che mettessimo in moto questa filiera. Allora, cos'è che vorremmo utilizzare anche questa macchina che attualmente è la nostra azienda, che per motivi di sicurezza non può raccogliere e accogliere molte persone? Ecco, questa macchina la porteremo in una villa veneta. Voi sapete benissimo che per secoli gran parte di provenienza serenissima provenivano dalla seta, dai mercanti di seta, parlavano prima del palladio, della seta, perché questa è l'unica che esiste in Europa, per cui sarà un motivo d'attrazione, non per interesse personale dell'azienda, noi lo facciamo per la comunità, che non sarà legata solo al territorio dove sarà questa filandina, che chiaramente sarà qui in provincia di Vicenza, ma riguarderà un'area molto vasta, e non sto parlando solo d'Italia ma dall'estero. Ecco, questo progetto che ha ottenuto riconoscimenti a livello europeo come innovazione e ricerca, riteniamo sia troppo stretto nella nostra azienda per i motivi di cui dicevo prima. Grazie. Chiudiamo con Massimiliano. Quanto è realistico questo primo piano di welfare in Italia e quali sono le prossime tappe? Si può fare? Perché in fondo la candidatura di Vicenza è una promessa pubblica. E quindi, come tutte le promesse pubbliche, vanno onorate, e tutte le promesse sono tali se sono sostenibili. E quindi ci sono almeno tre passaggi fattibili: mettere seduti gli attori e provare a dire qual è il valore della cultura per lo sviluppo dell'impresa, della comunità, delle famiglie, ma anche delle istituzioni scolastiche, ma anche delle università presenti, quella che è stata definita prima una grande alleanza.
La seconda questione è: ci sono degli strumenti tecnici. Molti imprenditori sono già mecenati e diciamo su questa strada occorre proseguire. Alcuni altri insieme a Lillo Dainese diventeranno provveditori, che Dio li benedica. E terza questione: in alcune aziende dove è possibile una contrattazione aziendale integrativa, sarà possibile spostare pezzi di risorse su quello che abbiamo definito welfare culturale. Pensate solo alla possibilità di dare un segnale culturale di territorio che 5 euro li spostiamo dalla palestra al teatro. Io non ho niente, capite che non sono un frequentatore di palestre, si vede, e quindi però non ho nemmeno conflitti di interesse in quel senso lì. Ma solo per dire come è possibile anche orientare, perché oggi molti di noi votano col portafoglio e che quindi se tu pensi che la cultura sia una priorità di questo territorio, alcune scelte vanno fatte. Ma io vorrei concludere col più grande inventore sociale di questi tempi, che dice una frase che vorrei condividere perché per me ha cambiato anche la logica con cui guardo le cose di stasera: la cultura bella è un diritto di tutti, specie dei poveri. Non è intuitivo, eh? Questo inventore sociale è Papa Francesco e credo che il segnale che ci arrivi per le nostre questioni molto terrene, che lo sviluppo o è culturale o non è, ma lo sviluppo deve essere giusto, e penso che questo sia anche un tema richiamato anche dagli interventi in cui stiamo parlando di cultura, di sviluppo, ma anche di etica. E questo mi sembra che sia un secondo segnale che da Vicenza può arrivare all'intero paese. Quindi grazie e proviamo a lavorarci. Grazie Massimiliano, grazie Gian Pietro Zonta, grazie a Luca Tommaso. Mi sentite? Sì. Ora provo, riprovo. Mi sentite? No. Ancora no? Non funziona il mio microfono, adesso funziona. Volevo intervenire un attimo perché questa voce che Vicenza si è candidata come capitale italiana della cultura è arrivata un po' dappertutto, è arrivata anche a me. Mi presento, io sono Dio, lo so, di solito mi si raffigura in vari modi. Oggi ho voluto scegliere questa foggia. Mi è sempre piaciuto considerarmi un po' un attore, oggi un'attrice, e da bravo attore ho il copione. Voi siete persone colte, sapete molte cose della vita, dell'universo. Di certo non avete bisogno di un Dio che ve le spieghi, infatti io non sono qui per spiegare nulla, soltanto per apprezzare il meraviglioso, ovvero voi, l'uomo, la donna. Volevo citarvi una frase di Newton che diceva che più cose capiva dell'universo, più era in grado di apprezzare quanto fosse miracoloso. Sì, perché la vita è così misteriosa. Il tempo varia, lo spazio si piega, la luce svanisce nei buchi neri. Beh, voi direte che cosa c'entra con noi? Il tempo per andare al lavoro ogni mattina non varia. Lo spazio nel conto in banca non si piega, ma quello che conta è che voi siete dotati di ispirazione. E guardate che non è un monopolio degli artisti l'ispirazione, no? C'è stato, ci sarà sempre un gruppo di persone visitate dall'ispirazione e è composto da tutte quelle persone che amano il loro lavoro e che lo fanno con amore, con fantasia. Possono essere medici, imprenditori, studenti che amano quello che studiano, giardinieri, potrei citare migliaia di mestieri. Il loro lavoro è un'ininterrotta avventura, finché cercano sempre di scoprire qualcosa di nuovo, nuove sfide, problemi, difficoltà. Non soffocano mai la curiosità. E uno sciame di nuovi interrogativi si ripresenta ad ogni problema risolto. Insomma, qualsiasi cosa sia l'ispirazione, si basa su due parole: non
so. E guardate che non ci sono molte persone così, perché la maggior parte delle persone lavora per vivere, lavora perché deve. Non hanno scelto questo o quel lavoro per passione. Le circostanze della vita tante volte hanno scelto per loro. E quindi ci sono lavori noiosi, lavori non amati, non apprezzati, o apprezzati solo perché qualcun altro non ha nemmeno quello. Questa è una dura miseria umana. Quindi neghiamo ai poeti il monopolio dell'ispirazione, però collochiamoli in un ristretto gruppo di persone visitate dalla fortuna, e in questo gruppo di persone voglio mettere anche voi che siete qui oggi. Per questo ho una grande considerazione della frase «non so», è piccola ma vola su forti ali, espande le vostre vite. Se Isaac Newton non avesse mai detto «non so», probabilmente le mele sarebbero continuate a cadere nel suo giardino e lui si sarebbe chinato solo per raccoglierne una e mangiarla. Se Marie Curie non avesse detto «non so», probabilmente avrebbe insegnato chimica in una scuola per ragazze di buona famiglia. Ma lei ha continuato a dire «non so», e queste due piccole parole l'hanno portato fino a Stoccolma, dove spiriti infaticabili nel porsi domande ogni tanto vengono anche ricompensati con il premio Nobel. Quindi voi fortunati ripetete continuamente la frase «non so», e non appena il punto si deposita sulla pagina ricominciate. Il mondo, qualunque cosa voi ne pensiate del mondo, quando vi sentite magari terrorizzati dalla sua vastità o esasperati dalla sua indifferenza, qualunque cosa pensiate di questo teatro infinito che è la vita, per il quale avete prenotato due biglietti, ma biglietti la cui validità è ridicolmente breve, delimitata da due date arbitrarie, qualunque cosa voi possiate pensare, il mondo è stupefacente. Non c'è niente di usuale, di normale, nessun sasso, nessuna nube sopra il sasso, nessuna notte, nessun giorno, nessuna esistenza di chiunque al mondo. Perciò, statevi bene a sentire. Che voi crediate o meno che ci sia lo zampino di Dio, fate l'uso migliore del tempo che avete a disposizione, quindi vivete, quindi inventate, studiate tutto quello che il vostro istinto vi dice di inventare o di studiare. Vivete e forse scoprirete di essere in grado di riempire i vostri anni molto più e molto meglio, forse, di quello che hanno potuto fare i vostri predecessori. Tutto qui. Ma prima di lasciarvi, volevo rispondere a una piccola domanda che ogni tanto a Dio viene posta, sui miracoli. Allora vorrei prendere in prestito delle parole di una poetessa, Wisława Szymborska, che dice: volete sapere che cos'è un miracolo normale? L'abbaiare di cani invisibili nella notte. Un miracolo qui intorno? Il mondo onnipresente. Un miracolo supplementare? L'inimmaginabile è immaginabile. E voi, che cosa siete in grado di immaginare? Tornerei in chiusura dal nostro capitano, perché in attesa dei miracoli aspettiamo di capire quali possano essere le prossime tappe. Adesso ci sarà insomma l'impressione anche le prossime attività. Dire capitano è pericoloso, no? Di questi tempi sono qualcos'altro. Sindaco, dai. Pensavo al calcio. Vai, prego. In attesa che ci sarà la slide magica, quali saranno le prossime tappe? Eccoci. Vado io? Bene. Beh, intanto il nuovo appuntamento è il 3 dicembre, ci troveremo presso le opere sociali alle ore 18, dove anche lì incontreremo naturalmente tutta una serie di produttori culturali legati magari al settore legato alla diocesi, al sociale, al terzo settore, e presenteremo anche lì il dossier.
il 9 dicembre l'anteprima per la Fabbrica del Rinascimento in vista di Vicenza 2024, quindi in quel caso faremo una visita alla mostra anticipata rispetto al 10 dove c'è l'inaugurazione e l'11 poi l'apertura al pubblico. Il 31 dicembre concerto di fine anno, abbiamo qui anche il nostro Scanagatta, ci sarà il quartetto, fanno la diretta televisiva con TVA, quindi agganceremo l'evento che ogni anno si tiene presso il teatro comunale in collegamento con TVA in diretta, quindi si potrà festeggiare il nuovo anno sperando che sia il 2022 che porti la fine del momento difficile che stiamo vivendo. Il 15 gennaio, data fatidica perché vengono selezionate le 10 finaliste, quindi rispetto alle 24, le prime 10 che si contenderanno poi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. In febbraio andremo in commissione, quindi magari ci portiamo via anche qualche artista che intrattiene la commissione, Carlo Marinelli che magari con la voce che ha riesce a essere più convincente di me. E il 15 marzo l'aggiudicazione del titolo Capitale Italiana 2024 e quindi lì si saprà chi è il vincitore. Quindi sperando di arrivare poi fino in fondo a giocarcela, cioè quindi fino al 15 marzo, siamo pronti a giocare la partita. Qual è l'eredità che questa operazione lascerà alla città? Che è la domanda che fanno ai tecnici, che adesso facciamo al sindaco. Fanno bene a chiederlo ai tecnici, ma è giusto chiederlo anche alla parte politico-amministrativa. L'eredità è sicuramente, lo dicevo prima, un piano culturale. Un piano culturale come lo avete visto, designato e spiegato oggi. Quindi un piano culturale che vede coinvolto tutto il sistema Vicenza, un sistema positivo che lavora bene, che lavora insieme, che fa squadra, che non guarda i campanili, perché è vero che c'è sempre stato questo, diciamo, dualismo Vicenza-Bassano, hanno provato a avere la provincia, non gliel'hanno data e quindi questa cosa se la sono portata dietro, ma in realtà avevo trovato una grande collaborazione con tutta la provincia, qui risaluto i miei amici sindaci che sono in sala, con cui stiamo anche collaborando su tante iniziative a livello provinciale dal presidente della provincia. L'altra eredità, la cosa, uno degli obiettivi che ci siamo posti è, come dicevo prima Luca Tommasi, la bellezza dei nostri imprenditori che quando portano buyers da tutto il mondo, io faccio sempre l'esempio della Fiera dell'Oro, ma in realtà avviene in tutte le aziende del Vicentino, portano a scoprire i buyers le bellezze architettoniche e artistiche della nostra città. Dobbiamo noi lasciare intravedere, chi è a Roma, ma chi anche poi a livello internazionale, la bellezza dei nostri imprenditori e delle nostre imprese. Perché guardate che sono i veri capitani di impresa, sono loro, sono i pigafetta moderni che portano il nome di Vicenza nel mondo, questa è la realtà. L'aperitivo sta per arrivare, quindi ultima domanda. Se entrasse qui Franceschini e il suo entourage, cosa esattamente, cosa gli diciamo? Facciamo delle prove. Questa è una domanda difficile. Franceschini è in commissione? No. Franceschino non è in commissione. No, non è in commissione. Ah, non è allora. No, risposta corretta. Alla giuria, al presidente della giuria. La giuria direi che sicuramente Vicenza è una città che ha tanto da dare, che forse per troppi anni è rimasta all'ombra di ciò che rappresenta il nostro paese, un paese che è un paese di bellezza artistica, architettonica, e che oggi è arrivato il momento di far venire fuori l'orgoglio vicentino per ciò che rappresenta, che rappresentava già nel 500, perché poi in realtà oggi non abbiamo approfondito con il professor Demo, ma guardate che la bellezza di Vicenza e le loro capacità di allora sono le capacità di oggi, e quindi in 500 anni non abbiamo perso nulla, ma dobbiamo far conoscere meglio le nostre capacità. Grazie, grazie al sindaco. Grazie a tutti. Ci vediamo in tre, è sempre avvertito. Dal lato nostro il compito di portare il dossier nelle case di tutti e su tutto il territorio, ma abbiamo tempo. Grazie. Grazie. Grazie.